acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del vecchio continente. Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto automotive, più 3,57%. Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore vendite al dettaglio, meno 0,76%. Consolida i livelli precedenti lo spread, attestando il valore a più 144 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,97%. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicato il dato sull'indice ZEF in Germania, pari a 77,4 punti, e il dato sui prezzi al consumo in Italia, pari a meno 0,5%. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa della produzione industriale. È previsto domani dal Regno Unito l'annuncio dei prezzi al consumo. Si attende un avvio positivo per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta 11.371 punti.